Mi trovo davanti alla casa della famiglia Barcelli, entrata da Milano dopo la partecipazione alla trasmissione televisiva su Rai 1, condotta da Giancarlo Magalli, Mi gioco la nonna. Come ha fatto Deborah Salvalaggio, io busserò a questa porta, ma siccome non sono le 6 del mattino, dovrebbero essere già tutti svegli. Buonasera, ciao! Complimenti perché avete fatto una bellissima figura e perché soprattutto avete vinto! Grazie! Allora, presentiamo di nuovo la famiglia. Allora, la bellissima Ambra, ciao! Simone, papà Alessandro, Stefania, ciao. E la nonna Fiorella. Prima che ci raccontiate della vostra esperienza televisiva, facciamo un salto indietro nel tempo e vediamo un contributo relativo al casting che si è tenuto qualche settimana fa negli studi di Corrente TV. Com'è andata? Cosa ti hanno chiesto? Le tabelline mi hanno detto. E com'è andata? Sei stato più bravo della sorella? Un po'. Sì. E chi è stato il più bravo qua in famiglia? Nonna. Nonna? Ma ha saltato anche nonna? No, non ha saltato anche nonna. Cosa vi ha chiesto che vi ha imbarazzato di più di tutti? Allora, la cosa che mi ha imbarazzato più di tutto? Chiedere se posso saltellare su una gamba e rispondere a delle domande. Quali domande erano? La matematica soprattutto. Le tabelline. Il desiderio di ognuno di voi vorrei sapere. Io mi vorrei prendere una chitarra elettrica, la Gibson, oppure prendermi l'iPhone 4S che, diciamo, costa abbastanza. E poi magari fare una vacanza non sarebbe male, comunque. Non lo so, in un bel parco di divertimenti gigante. Mi racconti un po' un aneddoto di quello che è avvenuto? Sì, a parte tutte le domande che ci hanno fatto, un po' sulla famiglia, insomma, dovevamo parlare pregi, difetti, cose del genere. Poi è arrivato il momento del gioco e ci hanno fatto fare dei giochi saltellando tabelline. E lì io sono, guarda, non voglio peccare di modestia, ma sono abbastanza brava in matematica. Quindi stavo suggerendo un po' a tutti e quando è arrivato il mio turno ero imbarazzatissima, l'ho sbagliate quasi tutte. Allora, cara famiglia Barcelli, com'è stata l'esperienza televisiva? È stata un'esperienza bellissima, ricca di emozioni e ci siamo divertiti tantissimo, ma veramente tanto, abbiamo conosciuto tante belle persone. È stato molto intenso, 4 giorni vissuti proprio intensamente, però bellissima l'esperienza, molto molto bella, sì. E voi Simone e Ambra, qual è il ricordo più bello di questa avventura? Che abbiamo conosciuto la famiglia. E per te, Ambra? Che abbiamo giocato ai giochi tutti insieme e ci siamo divertiti. Allora, siete rimasti sorpresi del mondo della televisione oppure no, era proprio come ve l'aspettavate? È tutto un altro mondo. È tutto un altro mondo da come ci aspettavamo. Come mai? Perché c'è tanta gente, è tutto organizzato, ognuno si occupa di qualsiasi cosa, di ogni dettaglio. Cosa mi dici invece di Giancarlo Magalli? Allora, di Giancarlo Magalli, una bellissima persona, è stato molto carino, molto socievole, abbiamo fatto una bella chiacchierata, io sapevo che era sardo ma non mi aspettavo che avesse origini sarde, ma non mi aspettavo che sua nonna fosse proprio della Maddalena e quindi abbiamo scambiato qualche chiacchiera ricordando anche quando lui era piccolo che veniva qua. Comunque sì, una persona, una bellissima persona, sì, molto carino. E con Deborah Salvalaggio, che
ha bussato alla porta alle 6 del mattino, è stata una grande sorpresa. Tra l'altro ricordiamo che presto su Corrente TV ci sarà l'intervista di Franco Vanna, la bellissima Debora. Sì. E raccontami un po', com'è andata? Hai aperto tu? Com'è stata questa? Ho dovuto aprire io perché mi stavano sfondando la porta e alla fine ho aperto e non immaginavo mai che fosse la Debora. Allora, invece, nonna Fiorella, io voglio sapere per lei qual è il ricordo più bello. Allora, io mai avrei pensato alla mia età di partecipare a un programma televisivo, già questo. Però comunque è stato molto interessante anche vedere come si svolgono i vari programmi, come diciamo che... È tutta una sorpresa, ecco. Quindi, si è divertita anche lei? Sì, io moltissimo, molto. Poi la mia gioia più grande è stata vedere loro alle prese con i giochi. Immagino. Senti, invece qual è stata la parte più difficile? Allora, la parte più difficile sicuramente è stata tenere sotto controllo le emozioni, perché sono state tantissime. Sì, troppe, tutte insieme, diverse. Sì, tenere sotto controllo le emozioni non è stato facile, però diciamo che ce l'abbiamo fatta a tenerle sotto controllo, non tutti, ma ce l'abbiamo fatta. Sandro, invece, com'è stato il rapporto con la famiglia avversaria? Allora, il rapporto con la famiglia avversaria è stato bellissimo, perché alla fine non eravamo sfidanti, ma eravamo amici. Quindi sì, si è creato un rapporto che è come se fossimo amici da sempre. Quindi l'abbiamo presa come un gioco. E chi vince vince, chi perde perde, esatto, è fuori di divertirci. E siete rimasti in contatto allora? Siamo sempre in contatto, tutti i giorni, ogni momento, e loro verranno qua a trovarci sicuramente o ad agosto o a settembre e noi faremo viceversa, andremo a fine stagione. Perfetto. In conclusione, rifareste questa esperienza? Io sì, sicuramente, perché è stata troppo bella e emozionante, la rifarei sicuramente. Lei anche? No, io basta una volta, è bene. Una volta è bene, tu? Io invece andrei proprio a lavorare con loro. Perfetto! E voi bambini, la rifareste? Sì, sempre. Sempre? Tutti i giorni? Non perché ho un bellissimo ricordo, però due volte sarebbe troppo. Una volta ben fatta. Adesso io vorrei che vi venisse a salutare anche un altro personaggio. E quindi entra Franco Juan. Ciao, complimenti. Allora, io sto bene, grazie, bene. Tra l'altro io ne approfitto intanto per salutare i nostri amici Barcelli, che sottolineiamo sono stati bravissimi, veramente bravi, per essere la loro prima esperienza televisiva. E soprattutto ringrazio anche le altre famiglie che hanno fatto il casting. Tra l'altro, fra qualche giorno su Corrente TV potrete vedere il servizio completo, le interviste complete, così conoscerete anche le altre famiglie. E posso dirvi, detta dalla produzione, che sono piaciute tutte. Hanno avuto grandi difficoltà a decidere poi per scegliere la famiglia Barcelli. Quindi avremo modo di conoscerla. Ringraziamo anche la LDM, la RAI, perché il nome della Maddalena è andato su RAI 1. Per cui io vi ringrazio, speriamo di avere altre occasioni. Quindi salutiamo nonna Fiorella. Sì. Buonasera, ciao. Alessandro. Ciao a tutti. Simone. Ciao. E Ambra. Ciao. Ok, e ovviamente Silvia. Ciao. Amici di Corrente TV, ciao.